Lo psicologo per adesso non serve, magari meglio un filosofo, meglio una teoria, perché no suggestiva, per dare un senso alla metamorfosi che travolge il Gubbio quando si passa dal Barbetti agli stadi altrui. Il Granillo, dove la regina non vinceva da 3 mesi e dove la curva locale stava premeditando una contestazione con i fiocchi, ha confermato la tattica repellenza della squadra di Simoni per le gare esterne. 4 punti in 12 partite sono un bottino troppo misero per essere vero, ma è vero. Ed è anche vero che non sempre il Gubbio ha meritato di capitolare. Partite come quelle di Crotone, Vicenza, Pescara, Castellammare, persino Ascoli avrebbero potuto regalare qualche soddisfazione con un pizzico di mestiere e fortuna in più. Non per ora Reggio Calabria, dove il passo indietro a livello di approccio mentale della partita è stato lampante. Nei primi 5 minuti l'impressione era che se Campagnacci non l'avesse scaraventata dentro, la squadra rosso-blu non sarebbe più uscita dalla propria area di rigore. Solo dopo il gol dell'attaccante di Spello, il suo quarto personale contro il Gubbio, a cui converrebbe comprarlo d'ora in poi per non avere più grane, i ragazzi di Simoni si sono fatti vivi, hanno chiamato agli straordinari l'altro umbro sulla sponda calabrese, quello Zandrini, già autore di una metà stagione da favola in maglia Foligno. Poi il contropiede e il rigore di Bonazzoli hanno virtualmente chiuso i giochi, anche se non mancano recriminazioni, neppure da Reggio, come sul terzo gol viziato da evidente carica sul portiere o su un paio di occasioni fallite da Gerbo e dagli avanti Ogubini dopo la pennellata sublime di Mario Rui, perla isolata di una gara sostanzialmente da archiviare. Simoni non ha drammatizzato con la consueta sapienza che suggerisce di non esasperare lo stato d'animo di una squadra già poco serena, ma è chiaro che anche il saggio mister non si è rimasto soddisfatto da alcuni giocatori e da come la squadra nel complesso è scesa in campo. È mancata la cattiveria agonistica che deve essere ingrediente fondamentale per inseguire il sogno salvezza. È l'impeto che l'Ascoli o la stessa regina hanno messo in campo nei primi minuti, quello che ci si attende sempre dal Gubbio. Poi gli schemi possono anche non funzionare tutti i giorni, ma la determinazione, il coltello tra i denti, l'aggressività, purtroppo, sembrano merce rara quando i rossoblù non sono al Barbetti. Di fronte al proprio pubblico, invece, la squadra felicemente si trasforma, anche se non sempre si può pretendere di vincere tutte le partite interne, specie se poi sugli episodi non si ha fortuna o peggio ancora ci si sbatte contro interpretazioni arbitrali discutibili. Contro il Modena per ora vincerà la neve ed il gelo, ma quando le squadre si ritroveranno di fronte il Gubbio non avrà altro risultato che 3 punti, pur sapendo che i canarini dell'ex Cuttone stanno bene, cinguettano a meraviglia da un paio di mesi dopo la vittoria sul Torino che ha come svegliato dal torpore la squadra, ma è pur sempre una squadra che ha appena 2 punti più del Gubbio, sebbene con una gara in meno. Una vittoria farebbe pendere l'ago della bilancia dalla parte dei rossoblù, anche sul fronte degli scontri diretti, dopo il pari dell'andata. Potrebbe scoccare l'ora di Guzman o del vichingo Lofquist, che conosciamo più che altro grazie a Google, ma questo non vorrebbe dire. 2 anni fa di questi tempi Juanito Gomez si allenava solitario a Bellaria. Oggi, grazie al Gubbio e alle sue doti, è un attaccante che potrebbe salire in A a 1 o 2 milioni di euro. Chi deve far scoccare l'ora per davvero, però, è proprio il Gubbio. Ripetendo in casa l'intensità delle prestazioni viste con Bari, Grosseto e Samp e fingendo con se stessa di essere al Barbetti anche quando il teatro si chiamerà Ossola o Bentegodi, le 2 prossime tappe esterne consecutive. Altrimenti non basterà il filosofo e neanche lo psicologo a colmare il gap con la media salvezza.